Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news. Sandro Mugnai, il fabbro 53enne che nella serata del 5 gennaio ha esploso 5 colpi di carabina uccidendo Ghezim Dodoli, è libero di tornare a casa. Il giudice Giulia Soldini ne ha disposto la scarcerazione in quanto non vi sarebbero esigenze cautelari, respingendo quindi la richiesta del pubblico ministero che invece aveva richiesto i domiciliari. Sono entrati forzando una finestra e una volta all'interno dell'abitazione hanno fatto man bassa di orologi, tra cui un Rolex, gioielli, borse e capi di abbigliamento firmati. Il valore complessivo è di 80.000 euro. Si parla di un furto di cui è stato vittima l'ex calciatore Antonio Floro Flores, grande protagonista in Serie B con la maglia dell'Arezzo. Non gli è rimasto quindi a Floro Flores che sporgere denuncia ai carabinieri che stanno indagando sull'episodio. Il furto si è consumato a Tricesimo in via Tiepolo dove il giocatore risiede. L'Avis territoriale di Sansepolcro, prima fra tutti a livello regionale, sono stati divulgati nei giorni scorsi i numeri dell'associazione, grande soddisfazione espressa dalla presidente Silvia Nofri, perché ci sono 64 nuovi candidati donatori che hanno già preso appuntamento presso il centro trasfusionale di Sansepolcro, altre 12 persone che hanno compilato il modulo di iscrizione e altre 10 che hanno contattato la stessa associazione. Notizia quindi più che soddisfacente. Queste erano le nostre breaking news.